riannodare un legame antico tra Roma e l'Abruzzo interno, fatto nei secoli di guerre e alleanze, transumanze e pellegrinaggi, strade consolari e autostrade, emigrazioni e ritorni. Un legame che questa volta vuole essere riannodato lungo impalpabili strade fatte di bit, su cui si affacciano le botteghe, solo apparentemente virtuali, di Roma è qui, piattaforma logistica online di marketplace, come Amazon e Alibaba per intenderci, ma incentrata sulle persone, la qualità e su territori mirati. Strumento di commercializzazione messo a disposizione di artigiani e produttori agricoli abruzzesi, oltre a quelli di Marche, Lazio e Umbria, accomunati dal destino delle devastazioni sismiche. L'idea, già in fase avanzata di realizzazione, è venuta al consorzio CLS di Roma, illustrata ai rappresentanti delle associazioni di categoria e ai produttori del territorio aquilano in un incontro nel centro polivalente di Onna, frazione dell'Aquila, tra i cantieri della ricostruzione e le macerie del sisma del 2009. Mi ha colpito è uno slogan che ho letto sulla loro cartellina: rendere visibili gli invisibili. Io non parlerei degli invisibili, rendere visibili gli invisibili sul piano del commercio, ma parlerei di un valore che noi abbiamo perso col tempo, di una tradizione e di una cultura, che riguarda tre concetti: mutualità, solidarietà e sussidiarietà. Da questo è partito un percorso molto lontano, nella prima metà dell'Ottocento, che è quello della cooperazione, il valore della cooperazione. La CLS, importante evidenziare, gestisce a Roma il centro di distribuzione urbana dello scalo ferroviario di San Lorenzo, una piattaforma logistica all'avanguardia che cura il trasporto nel cosiddetto ultimo miglio per conto di 13 corrieri nazionali e 3 internazionali. Ruolo decisivo sarà quello delle associazioni di categoria aquilane che dovranno mettere in comunicazione CLS con i produttori interessati ad aprire bottega su qui e Roma. Quello che pensiamo noi come Confartigianato, che la promozione di iniziative del genere, quindi la possibilità di poter alimentare quelli che sono sì in cooperazione, ma sono artigiani del trasporto. Quindi la nostra mission come Confartigianato sarà quella di mettere in comunicazione gli artigiani con gli artigiani, che messi insieme faranno un'attività di natura commerciale, cosa che di fatto gli artigiani difficilmente riuscirebbero a fare da soli. Ma questo ha un'evidente ricaduta sul territorio, perché la CLS può rappresentare ed invitare un intero mercato finale di questo territorio, cioè di fruibilità dei prodotti in questo territorio, a fare progetti di incoming.